non è uno scopo di lucro. Ma ragazzi, qui ho sbagliato la dislessia. Ragazzi, questi sono libri, hanno letti. Hai delle parole sulle giovane. No, non sei mai... È quello che uno si alza. Sciuri, sciuri, tutto l'anno. Ma sono un genere così. Port? No, no. Zitto, non puoi parlare. Che poi non è che ho capito manco che ha detto. Ha detto la parola. No, cioè, Alessio, tu cosa pensi di... Io sono Gandalf. È bella domanda, come è possibile? C'è uno che sta vivo e dentro... Ciao a tutti. Alessio. Dicevi, scusa? Dicevo che... Quanto è bello. Si è domandato come è possibile. Cioè, la risposta la sa lui. Perfetto. Come, scusa, dove dicevi? No, dicevo... Oh my God! Ti ha toccato una pistola che spara qui, no? Che casco per terra. Abbiamo ovviamente postato sulla pagina di Facebook diciamo la... Abbiamo scritto che vogliamo... Mannaggia. C'era lì. Allora, fotoscreen si fa mela e shift 3 per il Macintosh, zitto, e c'è poi il, per il PC c'è lo del tasto stamp. Lo dico perché magari c'è qualcuno. Vabbè, poi lo chiede. Fatelo perché. Basta parlare, un mio! Alla fine faremo una bella galleria. Io sono Alessio e vengo da Roma. Ciao Alessio! Probabilmente io do un dolore insieme a loro. Probabilmente è un'associazione. No, Alessio. Che non sa spiegare. E non so. Ah, giusto. Al mio vlog quando si parla. Che se spieghi prima io posso spiegare dopo. No, è per bello. Sabato, come sapete, registreremo Teatro Rete 9 e come tutti sapete, ogni volta che facciamo una puntata c'è il contest di Paolo Contest, dove potrete vincere una maglietta. Solo che abbiamo fatto questo vlog perché dobbiamo... Dai, non mi fa ridere, dobbiamo spiegarvi le nuove regole per questo contest, perché abbiamo deciso di cambiarle per creare una cosa... una certa parità verso tutte le persone che partecipano al chat roulette. Allora, vincerà la maglietta quella persona che una volta che la incontriamo ci stupisca, faccia qualche cosa di originale o ci faccia ridere. Quindi non più la prima persona che incontriamo. Poi ho finito, coglioncina. E noi ogni giovedì avremo... Fa video su YouTube, ha un canale che appunto si chiama Fuori. Cioè, fa video su YouTube. Fa video su YouTube. Dai, che figo. Stavamo in missione. Sì, io mi ricordo, stavamo al fronte. Sì, è vero. Io pilotavo un carro armato e Simone si fermò davanti al carro armato con le buste della spesa. Prego, continua. Voglio capire come continua, come arriva. Poi? Prende Valerio e ci scatta una foto dall'alto. Arrivo e puste d'altro. Adesso con l'elmetto che passa. Dai, la boccetta che esce da sopra. Vai, continua, tu vuoi mettere. Valerio ci fece una foto dall'alto, no? Quindi si vede Simone che sta con queste buste della spesa, io col carro armato. A sonà, no? Levate! A stona! Insomma... E poi niente, scendendo dal calamato, si mette a chiacchierare e siamo arrivati al punto che tutte e due andavamo su chat roulette. Dai. Allora, stavamo in palestra io e Simone. Ti sei scacco, ma io... Io stavo sulla panca, alzavo i miei soliti 200 kg di petto, e nel mentre in cui stavo tirando sul peso, Simone
praticamente mi sta aiutando, perché comunque non è che ce la fai a tirare su tutto insieme. Simone, no, è vero. Simone, sei distratto perché ha visto comunque la solita bella ragazza della palestra passargli davanti, quindi ha preso e lasciato l'asta, e io ovviamente mi sono trovato con l'asta così, no? Simone, a chiamarlo. Oh, e gli urli, non si girava. Allora, si è avvicinata, non so dove arriva, ragazzi, aiutatemi. Te lo ricordi, tipo? No, continua tu, sì, c'è un attimo un lapsus. No, e quindi nel mentre in cui stavo appunto soffrendo, ho avuto tipo una visione, come uno stai per morire, e io in realtà ho visto il futuro. E in quel momento ho visto chat roulette e YouTube insieme, tipo due loghi, no? Che si incrociavano, e le nostre facce che giravano attorno, tipo pianeti, no? E lì quando Simone, mi sono tipo risvegliato con Simone che mi dava le pizze su in faccia, no? Svegliate. Ti ricordi la prima cosa che ti ho detto? Chat roulette. E okay, così da lì è partito. Allora, questa è la penna maschio. E questa è la penna femmina. Certo. Allora, vogliamo fare dal primo appuntamento o dal momento clou? Perché la penna maschio è quella nera? Perché vedi, all'asticella ce l'ha sotto. E poi c'è la femmina, vedi, questi sono i capelli, no? La coda. Che scemo non averlo notato prima. Pure te che cazzo domande fai. Okay, vai, e poi cosa succede? Succede che probabilmente queste due penne uniscono i loro inchiostri. alcuni rimangono attaccati per ore, altri per secondi. Però l'importante è che si faccia a centro. Certo. L'importante è che l'inchiostro di uno cada, cioè no, venga versato all'interno dell'altro. Ed abbiamo, dobbiamo aspettare 9 mesi, ed abbiamo questa situazione qui. che situazione è? Aspetta, se dobbiamo fare in tempo reale, dobbiamo aspettare 9 mesi. A parte che poi acceleriamo. Ok, quindi aspettiamo tipo un minuto, perché se dobbiamo accelerare... passa molto più rapidamente. Certo. Ah, ok. E quindi funziona che dopo un po' lei verrà portata all'ospedale, questa pancia contiene un bambino, e nel momento in cui deve uscire questo bambino arriva il dottore. Che è quello che io avrei detto più che era, sai, uno di quelli ai parcheggi che c'hanno la maglietta gialla fosforescente. Non so perché, non avrei mai detto che era un dottore. Perché viene evidenziato? No, lui è un dottore che fa anche come lavoro lo steward allo stadio. Ah, okay. Attaccato allo stadio, non fa parte di questo. Certo. Di come è l'urgenza. Certo. Insomma. Insomma, niente, il papà è svenuto nel frattempo, perché altrimenti non riesco a tenerlo, quindi lo lascio qui, è svenuto. Quindi c'è questa complicità tra dottore e madre nel far uscire appunto il figlio. C'è proprio un lavoro di pressione nel vai, esci, vai, spingi, vai, su, giù. Poi questo vola via. Vola via! E nasce uno squalo. Cosa? Perché? Cos'è qua? Perché in realtà si è scoperto che la penna in realtà non era una penna. Ah, era una penna. Che TV guardate? Fa cazzì. Io non guardo televisione. Quella di casa. Adesso ho una cosa importante da dire a tutte. Vai, a tutti, vai. Bruciate. Vuoi fare un saluto, vuoi dire qualcos'altro? Io voglio salutare tutti quelli che mi conoscono. Mamma!
Ciao mamma. Quelli che mi conoscono. Ciao mamma.